Buon Natale a tutti e come sempre bentornati al TG Goblin. Nonostante il periodo festivo e i regali ancora da fare, siamo qui e saremo qui anche nelle prossime settimane. Per la vigilia di Natale e per Capodanno abbiamo preparato due gameplay molto speciali. Play Like a Goblin vi aspetta il prossimo giovedì e noi ci rivedremo il 3 gennaio per finire gli avanzi del cenone. Anche la nostra homepage si è addobbata per le feste, ma sotto lo scintillio dei nuovi colori sono proseguite le pubblicazioni della nostra redazione, tra articoli e approfondimenti. Ha catturato l'interesse una nuova recensione di Axaroth che ha creato un bel dibattito in cui è intervenuto anche uno dei due autori di Newton. Newton è stato il titolo di punta alle ultime fiere di Essere di Lucca della Cranio Creations, a firma di Nestore Mangone e Simone Luciani, che propongono, in un tempo di 90 minuti, un gioco German di peso medio-alto, basato su gestione mano e movimento su mappa. Durante i 6 round di gioco si acquisteranno nuove carte, si posizioneranno tessere nella nostra libreria, si viaggerà per l'Europa, si muoveranno gli assistenti sui tracciati del laboratorio e si otterranno monete e bonus avanzando sul tracciato del lavoro. Newton colpisce per la sua asciuttezza nelle meccaniche, per essere un gioco rapido e fluido nonostante le molte icone, dalla coperta corta e che richiede di pianificare una strategia ben precisa. Di contro però è atematico, con scarsa interazione tra i giocatori e soprattutto senza elementi di originalità. Come sempre capita per ogni novità, la discussione nel nostro forum è stata molto accesa, con commenti pronti a difendere o stroncare il gioco. Come d'abitudine diamo ora voce ai Goblin da tutta Italia, e in realtà anche dall'estero, che ci faranno sapere le loro impressioni su Newton. Provato stasera, prima una partita in solitario, poi una in due giocatori. Il sapore è abbastanza simile perché l'interazione comunque è minima, però assolutamente per me non è un difetto, ma anzi è proprio una caratteristica del gioco che a me personalmente me lo rende anche proprio godibile. Il design del gioco è pulitissimo, ma all'inizio è spiazzante, la coperta è stretta durante tutta la partita. Per niente un'insalata di punti, se ne fanno durante la partita sì, ma se si riesce a impostare una rendita, e non è semplice. Il conteggio finale mi è piaciuto un sacco perché è rapidissimo. Da subito bisogna decidere poi a cosa ci dedicheremo, non ci viene regalato niente, si riesce solo a scalfire le possibilità di guadagno del gioco ma senza approfondirle più di tanto e ti resta la voglia di una partita successiva. Newton peraltro è molto molto strategico, però anche tattico, perché non sai mai quali carte usciranno poi sul mercato e su quelle ti devi regolare. Inutile dire che a me mi è piaciuto un sacco, fra i giochi di Essen forse quello più bello che ho provato insieme a Crown of Emara. Non ha meccaniche rivoluzionarie, ma l'amalgama finale è proprio fresca e molto godibile. Dopo diverse partite posso ammettere che il titolo non mi è piaciuto. L'interazione con gli altri giocatori si limita al chiedere che colore si desideri avere, dopodiché ci si riparla a fine partita per il conteggio dei punti. L'unica minima interazione sia su qualche tessera bonus one shot che non stravolge di certo la partita. Nelle partite che ho fatto ci è sembrato peraltro che ignorare quasi totalmente molte parti del tabellone sia la soluzione migliore per portarsi a casa dei punti. Per la mia esperienza personale, chi ha provato a diversificare la sua partita tra i vari tracciati che il gioco offre, ha totalizzato la metà dei punti di chi di fatto ha ignorato metà gioco, specializzandosi su un solo tracciato. Mi ha lasciato un po' scettico, facendomi passare la voglia di intavolarlo di nuovo. Trovo che la meccanica della scelta delle carte sia molto interessante e anche in parte originale. Per me è il plus del gioco. A ciò si aggiungono una serie di altri elementi, come il tracciato delle esperienze che non può essere ripercorso all'indietro, oppure il sistema della libreria con i vari criteri da soddisfare, che impreziosiscono la sfida ludica. Promosso totalmente. Unico neo per me, le plance centrali più le carte del mercato mi hanno inizialmente dato una sensazione di spaesamento. Come erano apparecchiate sul tavolo erano di difficile lettura. Se sommiamo a ciò una colorazione piuttosto tenue e simile, il tutto è risultato non di così facile lettura. Fatta la prima partita in quattro, innanzitutto i tempi indicati sulla scatola sono rispettati alla grande. Non è molto ambientato e non c'è molta interazione, ma secondo me è un gran bel gioco. Si riescono a percorrere ampiamente solo un paio di strade. La strettezza a mio avviso è al top perché è perfettamente bilanciata per lasciarti con l'aquilina in bocca per farti fare un'altra partita. Se siete amanti di Marco Polo, Grand Austria Hotel o Renzo il Magnifico, è il gioco che fa per voi.
Il mio giudizio è positivo ed è stata una piacevole sorpresa. Il turno è rapidissimo, basta avere l'accortezza di pianificarlo quando gli altri giocano. Effettivamente l'interazione è un po' blanda, se non sul tracciato delle conoscenze e sulla mappa, ma se ben studiate può offrire al giocatore un plus sulla propria strategia. Mi è piaciuta, in particolare, la meccanica della scelta della carta a fine turno, tutt'altro che banale. Prendo un'azione che mi potenzia, magari perdendo il bonus, oppure aggiungo un'azione ma senza potenziarla. E inoltre l'albero della conoscenza, la cui scelta è irreversibile ed è per me piacevole perché ti obbliga a scelte di breve e medio termine, ma anche lungo termine. Meglio il poco e subito, con la difficoltà di dover prendere un altro omino, che costa, o il troppo e tardi, con la possibilità di modificare eventualmente in corsa? Natale ormai alle porte, ma se proprio come noi avete ancora qualche regalo dell'ultimo minuto da fare al figlio del cugino che inaspettatamente vi hanno invitato a cena, allora potete trovare dei buoni consigli in home. Concept Kids, versione per bambini del famosissimo party game tutto a tema animali, oppure la novità per tutta la famiglia Cerberus. Cerberus è un titolo per 3-7 giocatori della Boîte de Jeux, nel quale collaboreremo per sfuggire al terribile cane a tre teste e salvare la nostra anima dagli inferi. Il titolo è però un falso collaborativo, siccome non tutti potranno fuggire e chi verrà catturato dovrà tradire i compagni e tentare di impedire la loro fuga. Il titolo ha un regolamento molto semplice e prevede tanta interazione tra i giocatori, anche molto bastarda come accade in The Island. Non esiste un'edizione italiana del gioco, ma il titolo è indipendente dalla lingua e la simbologia è molto chiara. Tra le altre recensioni vi segnaliamo ancora quella di Pandemic The Fall of Rome, nuovo titolo ambientato nell'antica Roma della Survival Series Collector Edition, che vede Paolo Mori come autore, e quella di Specie Dominanti, il mastodontico titolo della GMT nel quale cercheremo di far sopravvivere la nostra razza alla glaciazione. Continuiamo ora a parlare di giochi anche con Roger Deschain, questa volta però nella loro versione digitale. Benvenuti a tutti nella nuova puntata di Digital Goblin. Come ben saprete, in questa rubrica vi parlo di tutte le trasposizioni in digitale dei nostri amati board games, valutandone sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Oggi è una puntata molto speciale perché è antecedente al Natale e quindi parleremo di un'applicazione in tema, o meglio, una trasposizione di un grandissimo gioco da tavola, molto famoso e molto giocato da tutte le famiglie italiane e non solo. Vi sto parlando proprio della tombola. La tombola è un gioco. La tombola, Ma che sto dicendo? Gioca a tema. A me ispira Mysterium. È il 1920, la notte di Halloween. Un gruppo di investigatori esoterici viene invitato in un maniere infestato da un fantasma. È questo Mysterium, un gioco cooperativo nel quale un gruppo di persone devono riuscire a liberare lo spirito del fantasma, scoprendo dove, con che arma e chi ha ucciso la povera anima. Si gioca tutti insieme, ma uno dei partecipanti indosserà il famoso lenzuolo del fantasma. Proprio per questo non potrà assolutamente parlare per tutta la partita, ma aiuterà gli investigatori mostrando loro delle visioni che non sono altro che delle carte illustrate. Il gioco termina se entro 7 turni si è venuto a capo del Mysterium tutti insieme, altrimenti la missione fallisce con il fantasma che ritorna ad infestare il maniero. Il menu principale è davvero ben fatto, poche voci e dritte al punto, ma comunque guardiamole brevemente insieme. Storia ci introduce passo passo alle meccaniche del gioco, inoltre ci permette anche di scoprire il vissuto e le esperienze di ciascun sensitivo, che impersoneremo durante le partite. Gioca, come vedete, è la voce più corposa e ci permette di entrare nelle varie modalità di gioco, tra le quali partita veloce, online e Blitz sono le modalità per giocare in multiplayer. La prima con impostazioni random, la seconda scegliendo le varie personalizzazioni e la terza permette di giocare partite più impegnative. Tutte e tre necessitano dell'accesso al profilo Asmodee. Passa e gioca ci permette di giocare con fino ad altri 7 amici sullo stesso dispositivo, semplicemente seguendo le istruzioni e passandolo di mano in mano. In solitaria invece ci permette di fare una partita offline, aiutati dall'intelligenza artificiale del gioco, scegliendo se scendere nei panni del fantasma o dei sensitivi.
Tornando al menu principale, troviamo la voce classifica, che mostra i vari punteggi dei giocatori, suddivisi in ogni modalità multiplayer vista poc'anzi. L'ultima voce del menu ci aprirà il portale Asmodee, dove, come al solito, sono presenti gli altri giochi della casa editrice. A completare il tutto troviamo, in alto a destra, il nostro profilo online Asmodee. In basso a sinistra entriamo nel menu di selezione delle varie espansioni del gioco, da poter comprare singolarmente e inserire nel mazzo principale. Invece, cliccando in alto a sinistra, entriamo nelle opzioni generali di gioco e qui, finalmente, abbiamo modo di leggere le regole, cliccando su come si gioca e seguendo il tutorial diviso tra sezione sensitivi e sezione fantasma, con anche una breve sezione per i suggerimenti avanzati. La grafica è davvero bella e ben fatta, l'artwork è identico a quello del gioco da tavolo. Inoltre, le atmosfere si sentono, tutto è chiaro e sott'occhio, e il comparto sonoro ci aiuta molto a immergerci nel gioco. Io comunque ve lo consiglio su un dispositivo con uno schermo abbastanza grande. Il tutorial, questa volta, è una vera e propria modalità, la storia. Ma abbiamo anche la possibilità di leggere le regole del gioco. Nonostante siano fruibili da un sottomenu, sono molto chiare e ricche di immagini esplicative. Su Mysterium è presente il multiplayer online, suddiviso in tre modalità, al quale però ho fatto un po' fatica a giocare, data la poca presenza di utenti, soprattutto nelle ore in cui ho provato l'app. Questo sicuramente perché la stragrande maggioranza sono stranieri. Il multiplayer locale può essere giocato sia passando di mano in mano il dispositivo fra i giocatori, sia in una modalità solitaria, cioè aiutati dall'intelligenza artificiale del gioco, che, nonostante sia programmata molto bene, toglie un po' di pathos al gioco stesso. L'applicazione di Mysterium è presente sia sullo store Apple che sullo store Android ed è a pagamento, con la possibilità di acquisti in app. Detto questo, non mi resta che farvi i miei migliori auguri di un buon Natale e un buon inizio del nuovo anno. Un saluto a tutti e ci si vede nel prossimo Digital Goblin! Ringraziamo Roger e tornando in home page vi vogliamo segnalare un bellissimo articolo scritto da un collega educatore che ci porta la testimonianza dei ragazzi ospiti della comunità di minori in cui lavora, ai quali ha fatto scoprire giochi da tavolo per ricordarci che giocare non serve a niente. Inoltre vi ricordiamo che sono online nuove puntate di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin, nelle quali Sava73 e Axaroth ospitano tra gli altri Joris e Jeroen, i signori della Splotterspellen. Ma ora passiamo la parola a Killa Priest per delle natalizie Goblin News. A te la linea! Grazie della linea Giullari e ciao a tutti, benvenuti alle Goblin News. Qui il vostro Killa Priest, versione albero di Natale vivente, e nonostante la calma piatta di questo periodo dell'anno, qualche novità ve l'ho scavata fuori. Quindi iniziamo subito riparlando della news con cui ho aperto lo scorso TG. Si è saputo qualcosa in più sul gioco da tavolo di Metal Gear Solid. Sarà un cooperativo in cui potremo impersonare fino a 4 personaggi. Solid Snake, Meryl, Dr. Hal Octagon e Grey Fox, The Cyborg Ninja. Ogni personaggio avrà un'abilità speciale che gli permetterà di evitare i nemici, riprendendo quindi l'atmosfera stealth del videogioco. Ci saranno ovviamente le miniature e i nemici saranno gestiti da un'intelligenza artificiale, quindi niente master. Si potrà giocare sia come sandbox, con singole missioni che potranno essere concluse in più modi, oppure con la modalità campagna. Dovremo però aspettare ancora molto per il rilascio definitivo. Si parla infatti di fine 2019. Notizia che farà contenti tutti i fan dei giochi solitari alla visione. Zimane infatti ha annunciato il quinto capitolo della saga di giochi iniziata con Onirim. Si chiamerà Aerion e utilizzerà dadi per generare risorse che serviranno ad acquisire le carte obiettivo che serviranno poi alla fine per la vittoria. Non sono un grande fan della saga, non gioco spesso a solitari, quindi sinceramente non so che dirvi di più. Sono contento per chi lo aspettava con ansia. In uscita a metà 2019, oltretutto. E concludiamo questa prima parte delle Goblin News con una imminente uscita. WizKids, infatti, ha un nuovo gioco di social deduction, Chio Secret.
La prima cosa che colpisce è il tema legato al Giappone feudale. Infatti lo scopo del gioco è quello di scovare dove si nascondono due amanti fuggiti, Kyo appunto e Fusanobu, e riportarli al Daimyo. Ci sono ben quattro possibili fazioni. Motonaka, il figlio della coppia, unico ruolo palese oltretutto, che cercherà di salvare i genitori, ma non può quasi mai mentire. Gli alleati, che dovranno portare la coppia all'esecuzione capitale. Gli usurpatori, che cercheranno solamente Fusanobu per ucciderlo. E infine i traditori, che cercheranno di catturare la coppia e portarla allo shogun. Un gioco particolare, sembra interessante, devo dire. Ed eccoci arrivati all'uscita italiana di questo periodo. Per primo, come non citare, Twilight Imperium 4, la space opera per eccellenza. Un gioco epico sia in durata che in costo. Però posso dire con certezza, almeno per me, che il tempo speso vale l'esperienza. Sarà disponibile poi l'ultima versione di Unlock, Exotic Adventures, tre nuove missioni per questa fortunata saga di escape room da tavolo. Altra uscita, la casa di Pan di Zenzero, in cui saremo streghe che dovranno costruire la famosa casa fatta completamente di dolciumi. E con così tanto zucchero saremo così in grado di attrarre Hansel e Gretel ed altri personaggi delle fiave. Oh, per i punti vittoria, non pensatevi di farvi delle bistecche di bambino per Natale. Ultimi due giochi di cui parlerò abbastanza velocemente. Saranno disponibili sia la versione italiana di Tokyo Highways, un piccolo gioiellino nipponico già di un paio di tempo fa, e la edizione straordinaria, extra lusso, decimo anniversario di Stone Age, di cui vi ho già parlato in precedenza. Bello pregno anche il lato delle espansioni, con ben tre titoli. Appunto quella di This War of Mine, i racconti della città in rovina, l'espansione di una festa per Odino, i norvegesi, e due nuovi pacchetti di Star Wars Legion, uno con Chewbacca e l'altro con quattro guerrieri Wookie. E anche questa puntata delle Goblin News è finita. Auguroni di Buon Natale dal vostro Killa Albero di Natale e ci vediamo la prossima volta con un sacco di novità. Ringraziamo Killa e vi segnaliamo che anche durante le vacanze di Natale le nostre affiliate non si fermano. La Tana dei Goblin di Savigliano organizza il Capodanno ludico con cenone e tanti giochi, perché chi gioca a Capodanno gioca tutto l'anno. E vi ricordiamo ancora che nel weekend del 18 al 20 gennaio si terrà la GobCon Deluxe, l'evento interamente organizzato dalla Tana dei Goblin più grande dell'anno. Invaderemo le sale dell'Admiral Park Hotel per 3 giorni interi per giocare 24 ore su 24 senza sosta e organizzare tutte le attività del prossimo anno. Se volete partecipare trovate il link con tutte le informazioni in descrizione. Se volete farci un bel regalo, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E come sempre, buon gioco!